ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Angel 3 Dark 3 Welcome in the Dark, sempre sull'angolo dell'unboxing per un altro video acquisti. Se mi sentite un pochettino con la voce incasinata è perché ho avuto mal di gola, raffreddore, influenza e sto per morire. Infatti si sente dal naso. Ecco il pacchetto che mi è arrivato oggi finalmente, dopo un po'. Andiamo subito a spacchettarlo e vedere che cosa c'è dentro. Allora, innanzitutto c'è un bigliettino. Messaggio di auguri. Auguri hacker. Che cosa vorrà mai dire? Hacker. Io non sono un hacker. Oh mio Dio. La Deluxe Edition di Watch Dogs 2 mi è arrivata, raga. Stupenda. Presa con gli sconti del GameStop a un incredibile prezzo, 29 euro. Adesso mi pare che sta a 50 e a fine Natale arriverà a 60 al prezzo in cui è uscita. Davvero ottimo. Andiamo a posare qua. Allora, qui si può vedere c'è il disco e se non sbaglio un artbook con la mappa di gioco. Qui ci sono dei contenuti aggiuntivi che sono questi, che sono dei pacchetti per la personalizzazione e sono tipo artista urbano e pacchetto punk rock. Io penso che userò il punk rock, che è molto figo. Comunque a 29 euro l'ho voluto prendere perché di più non gli avrei speso a questo gioco. Sono stato molto deluso dal primo Watch Dogs. Questo dicono che è più divertente, più simpatico, ma staremo a vedere. Secondo me mi stancherò dopo un po'. Purtroppo la Ubisoft non è che se la cava molto bene con questo tipo di giochi. Andiamo a spacchettarlo. Enter the Hacker World. Entra nel mondo degli hacker. Questa è la sopracopertina in cartone. Molto bella. Eccolo qua. Da non vendersi separatamente. Figa sta cosa. Che significa che questa era legata alla Deluxe Edition. Forse qua dentro ci saranno i DLC o sono qui, non lo so. Watch Dogs 2. E dentro possiamo trovare delle litografie. Questa. Spero che con la luce si vedano. Questa. E questa qua. Dove c'è il nostro personaggio principale. La mappa di gioco. Ecco qua. Non la apro tutta perché è veramente enorme, come potete vedere. Wow, figata, veramente. Il primo mi ha lasciato veramente la mare in bocca, tanto che non l'ho finito. Allora, aspettiamo. Anche quest'altra cartaccia. Possiamo trovare la pubblicità del Season Pass. Ecco qua. Ci vuole un po' però mette a fuoco e arriva. Questo qua è il disco di gioco. Poi dentro possiamo trovare pubblicità di For Honor. Il codice con i DLC. E il manuale di gioco che è finto, che è una pagina. Questo è un gioco che prenderò, Ghost Recon Wildlands, molto molto figo. E niente, questo era tutto l'unboxing del gioco che mi è appena arrivato. Eccolo qua. Che dire, figa la custodia e il contenuto. Veramente, per il prezzo che l'ho pagato, ottimo. Come sempre vi ricordo, se il video acquisti vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, un commentino, un'iscrizione al canale e come sempre al prossimo video. Ciao raga!